Merdacce, sono le 6:30 e ho appena finito finalmente di editare il tutto. Porco zio, sono le 6:30 e alle 7:30 fra un'ora devo stare ancora. Porca troia. Vado a renderizzare questo PC di là e ci vediamo direttamente in Ancona, ragazzi. Via! Video appena messo a renderizzare, come possiamo vedere, la intro, ragazzi, sta facendo. Guardate il casino che si può notare. Beh, ragazzi, è un bordello di tagli e poi l'ho fatto in 2 ore, tipo, una cazzata. Cioè, più o meno, ci ho messo un botto. Buona, ragazzi, ci vediamo dopo che sto in ritardo, via! Cioè, c'ho un'ora però, sti gran cazzi. Andiamo! Allora, guys, sono appena arrivato al parcheggio Stamira come tutte le volte. Questa volta però dentro la macchina perché vorrei evitare di fare figure di merda. Sono le 7:21 come potete vedere. Sono in tempo perché devo arrivare a Piazza Roma per le 7:30. Perfetto, ragazzi, ci vediamo dopo, belli. Via. Un paio di telefoni in più, no? Poi. Sì. Mi sto facendo video pure. No. No. Molto simpatico. Ragazzi, ma la piazza migliore del mondo. Ti è arrivata la mercanzia. Buona. È buona la mercanzia? No. Sta fammi, vero? No. Sto parlando da solo. Sono salsa con i sabbi. Vero? Sì, ma qui c'è la coda, ma io non mangio la coda. Dai, ma io ti odio. Dai, ma c'è sta un bocco, guardate com'è un bocco. Oh. Ascolta, eh. Per questo pure lì c'è la pazienza. Pesante? Ci sta un botto. Ci sta. Giusto un po' di mercanzia, quell'altra che mi sta a registrare, giustamente mi pare una cosa equa. Lei mi registra, io registro e niente, ragazzi, mi sono quasi finito. No, a parte che già mi sono quasi finito la porzione mia e lei mi ci ha aggiunto la porzione sua, sta bastarda. Poi niente, mi sono finito con un po' di roba, laggiù un po' di un'altra e un po' di robette, una birretta tattica leggera del coso. Il prezzo, ragazzi, se volete andare anche voi, giusto per tenerci in tema. Ci vediamo dopo, ragazzi, quell'altra è ancora, non so, io peserò il braccio fra un po' apposta per fare le registrazioni. Un'altra volta che mi manda a fanculo. Vabbè, qui siamo, ragazzi, le porte del calcio. Una e due ci giochiamo a calcio. E là, tipo, vedi là, lì ci sta le palle, ragazzi. Una e due, una e due. Adesso non si vede, comunque qua è. E via. Allora, ragazzi, come potete ben vedere qua, abbiamo finito la mercanzia quasi. No, c'è qua. Cioè, sti gran cazzi, io sono pieno, ragazzi, non è che posso mangiare pure la parte tua. Oh, stiamo a scherzare. Posso mangiare la parte mia, la parte sua, sti cazzi. Magna. Ma che roba, no, questo non si mangia più, c'è il riso che si è appiccicato. Dai, magna. No, cazzo, sono pieno, bestia. C'è ancora. Ho preso troppa merda. Si è pure portato via i piatti. Questi è wasabi. Wasabi. E via. Adesso andiamo a pagare il conticino. Vado a pagare il conticino. No, e poi... no, no, non rompo il cazzo. Vado a pagare. Dai. Il conticino. Non rompo il cazzo. E poi niente, ragazzi, andiamo a fare un giretto. E via. Alla salute con l'acqua. Continuo. Sto qua la videochiamata. No, non sto. Oh, è scomparso il puntino rosso? A me non mi pare che è scomparso il puntino rosso. E via. Guarda, se sta pure a mettere a piangere. Ha mangiato troppo wasabi. Shining 3 in ritorno. E via. Ma è rotto il cazzo. E via. Dai. E via. Dai. Guarda come si vergogna, incredibile. Se vergogna, YouTube, se vergogna un botto, ma ammazza, ok, sono pronto per una lezione di MMA assistita. Ci siamo? Ragazzi, adesso per digerire un po' il pancione che ho, mi impara una lezione di MMA assistita. Vado in unghie, dove cazzo vai, fratella? Via. Conticino easy peasy e via. Si va alla cassa. Allora, guys, sono appena tornato al parcheggio. Stamira è vuota, cazzo, è vuota. E niente, ora vado al Paradise dal mio amico Bradipo. E niente, ci vediamo molto probabilmente la... a dopo. Via. Ragazzi, ecco il nostro amico Bradipo. Ok, noi fra 5 minuti sto da Vigno e poi levati. E sto a... aspetta, dobbiamo attivare il flash automatico. Eccolo, ragazzi, siamo pronti. Sì, con chi Madonna stai a parlare? Oh, Maria. Ragazzi, stiamo organizzando che devo andare a fare un bingotto della Madonna. Con i soldi sua. No, io i soldi non ti do una lira.
Guardalo ragazzi, è fuso. Vai via. La figa gli ha dato la testa. Quattro vigno. Dov'è vigno? Oh, volevamo un via, Nico. Goodbye, bitches. No, insieme. Goodbye, bitches. Ragazzi, eccolo, vigno che se fa le bombe. Ma questo è per l'esorem. Porca. Tocca che metto il neck neck. Ragazzi, abbracci da Frogi. Che cazzo vuoi? No, dopo c'è un'altra po' di gente che viene a far bingo. Ragazzi, guardate quanto è sexy. Tutti quelli! Non vedete tutti i muscoli. Ma che? Ma che? Mi prende la vita 200 euro. Ragazzi, guardate la droga che circola. Guardate la droga che circola. Oh. E via! E via! Guardate ragazzi, è euforico il bradipo. Oh, cazzo vuoi contro me? Te sparo. Ma fatica, oh. Te sparo col telefono, fratello. Guarda, ragazzi, mi tocca mettere la torcia per fa. Mignoni pia le bombe. Mignoni pia le minne. Oh, quanti hai vinto, bastardo? Qua ci domanda. Ah, e quanti soldi devi giocare? La gufata, Leito. Oh, quanti soldi devi giocare? 20 euro. 20 solo. Euro? Solo! Io mi spendo 10 euro a puttane per... Oh, 10 euro a puttane, rivelazioni, ragazzi, rivelazioni. Vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo dentro che stiamo a perdere troppo tempo. Goodbye! Vieni con me? Sì. Buona, ragazzi, abbiamo un ospite. Via! Via! Guardatelo quanto è sconsolato, ragazzi. Hai perso le slot. Ancora devo entrare, amico. No, scherzo, ragazzi. Siamo venuti fuori che ci facciamo una birretta. E via! No, perché mi ero dimenticato la grana fuori e quindi siamo andati a andare fuori. Sicuramente andrò a dormire alle 4 e mi sveglio 3 ore dopo, alle 7, che ci andrò a prendere le porte della macchina vecchia che mi servono e poi ci vado a scappare con la nana. Via! Ci vediamo dopo, stronzi! Stronzi! Via! Coglioni! Via! 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 Ragazzi, la disperazione di un ragazzo che ha perso tutte le slot. È fatto un goccetto di corona. E via! Ragazzi, è finito il quadrame? Appena iniziato, frate. Oh, buona la birra? La voglio. Ci sta un botto. Ci sta pure che ce la vuoi fare. Guarda, Nico, guarda chi ce l'ha giù, un tocco di figa. Non metto a fuoco. E via! Basta, sta con suo fregno a giocare a Clash Royale. Il sonno a mezzanotte è vicino. Cazzo, direi. 11:30, ragazzi. Chi cazzo mi ha scritto? Mi ha scritto la nana. Ci becchiamo dopo, ragazzi. Goodbye, bitches. E lo sguardo deluso del povero Vigno. Quindi Vigno mi hanno detto che si torni a casa a mani vuote. Finisce epico, finito male. Scherzo, epico, finito male. Via. Il prossimo, ragazzi, sarà lui. Guardatelo. Quant'è? Come cazzo si dice? Come cazzo si dice? Non mi viene, aspetta. Devi fare video joy. Guardate quanto è propenso a perdere i soldi. Oh. Non veniva al termine prima, Dio, buono. Sei pronto a perdere i soldi, fregna? A voglia. A voglia. Buona, torniamo a casa a mani vuote anche oggi. Spiccetti tattici e via! E via, via! E la Madonna l'è concentrata, ragazzi. Penseremo, buttiamo il cazzo. Il cazzo. Tu punta il cazzo. Quello è il cazzo che hai vinto. Via! Guarda, il cazzo che hai vinto. Il cazzo che hai vinto. Anche quello. Altro che il cazzo. Beh, che me ne frega. Oh, guarda lì che c'è un punto domanda. Knack knack. Via. Nicola, la fai a vincere qualcosa o no? Oh. Vabbè, un po' una vincita solo per voi. Ragazzi, famoci il suo giretto. Vuoi che vinci? Oh. Guarda. Adesso esce 35. Oh, lo sai che mi denunciano questa roba, sì. Ma quando stiamo, Nico? Guarda. Aia. Ecco, non l'ho giocato. Aia. Goodbye, aspetta. Dai, ci vediamo dopo, raga. Oh, mi sa che vado a casa di te. No, Maria. Oricchio. Ciao, Maria. Oricchio. Ciao, Vigno. Oh. È stato bello perdere tutti i soldi, eh. Davvero. Guarda qua, fratello, qua. Guarda qua, neanche. Tranquillo, non piangere. Voglio queste mani. Non piangere, fratello. Oh, vlog epico finito male. Sì, per un po'. Vabbè, ragazzi, chiudo che sennò Vigno va a finire che mi ammazza. Sì. Via. No. Ciao, Nico. No. Tanto lo so alla fine che vai a perdere tutti i soldi, pezzo di cacca. Ma voi sono rimasto 30 euro. Buona, ciao Nico. Oh, ma vado, ma se ritiriamo ci ho messo. Via.
Allora, guys, sono 1:40, fate conto, e sono tornato da poco a casa. Cerco di parlare più piano perché stanno dormendo praticamente. È stata una giornata lunga, anche se il vlog è iniziato, diciamo, dopo il pomeriggio, tardo. Noi ci vediamo domani con un altro video, molto probabilmente, e non so se uscirà perché questo fine settimana lavoro e sono arretrato con i video. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. E nada, guys, come sempre, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, condividete, ragazzi. Non sto suonando la trombetta che sono di là, mi vengono e carcassano di bastonate. E niente, noi ci vediamo domani o prossimamente con un altro video. Laser Ear conclude this video. Bye, bitches!